In questo numero. Sedute del 14 e 15 febbraio. Quaderno didattico su Palazzo Lascaris. Giorno del ricordo. Il taccuino. Il Consiglio del 14 febbraio si è aperto con una seduta straordinaria richiesta dalle opposizioni, primo firmatario Davide Gariglio Partito Democratico, sul tema della riduzione dei finanziamenti ai trasporti pubblici locali. Nel pomeriggio Michele Formagnana è stato proclamato consigliere regionale in sostituzione di Riccardo Molinari, dichiarato ineleggibile da una sentenza della Corte di Cassazione. Dopo le nomine l'Aula ha votato 4 ordini del giorno, 2 approvati all'unanimità sulle aziende Nova Plast e Alpitour, respinti gli altri 2 documenti relativi alla data del referendum sulla caccia. Il 15 febbraio il Consiglio regionale si è riunito in seduta straordinaria sulla gestione delle aree protette e dei Sacrimonti, su richiesta delle opposizioni, primo firmatario Aldo Reschigna, Partito Democratico.